Ben trovati a questa nuova edizione del Senior TG, speciale dedicata alla presentazione del progetto nazionale Coloriamo i luoghi della salute mentale. In Italia, infatti, oltre 9 milioni di persone convivono con dei disturbi, ma solo 777.000 sono effettivamente seguite dai dipartimenti di salute mentale. L'iniziativa intende quindi ridisegnare i luoghi di cura per far avvicinare i cittadini a queste strutture dedicate. Sentiamo. L'assistenza territoriale è uno degli interventi di promozione della salute mentale che la psichiatria svolge da diverso tempo. Dalla legge Basaglia, dalla legge 180 del 1978, sono quasi 50 anni, 45 per la precisione, che in psichiatria la cura, l'attenzione sul territorio è una realtà che negli ultimi anni è stata sottolineata e ripresa moltissimo con il Covid, con la pandemia, ma che in psichiatria, ripeto, esiste già da diversi decenni. È chiaro che il territorio è il luogo che è preposto all'avvicinamento alle cure e quindi è un servizio, rappresenta una serie di servizi che devono essere in grado di intercettare questa necessità non soltanto da parte dei pazienti, degli utenti, da parte delle famiglie, dei cosiddetti caregiver, ma anche da parte, insomma, degli operatori che evidentemente prestano servizio. Lundbeck è un'azienda danese che nel 1994 ha deciso di aprire la sua filiata in Italia. In questi 30 anni di costante impegno, l'azienda non ha solo reso disponibili sul mercato trattamenti innovativi, ma soprattutto quello che abbiamo cercato di fare è quello di andare al di là di quella che può essere l'offrire straordinari trattamenti farmacologici, ma soprattutto andare a intercettare i bisogni di pazienti, operatori e caregiver e implementare delle progettualità innovative. Non ci siamo assolutamente dati dei limiti né geografici né di numero. Quello che stiamo, nel rispetto delle nostre procedure interne, stiamo facendo è appunto valutare le già numerose richieste che abbiamo ricevuto, cercando di identificare quei luoghi, soprattutto territoriali, a cui un intervento di questo tipo ovviamente può essere uno dei un massimizzatore di quella che può essere ovviamente l'offerta sanitaria e l'offerta assistenziale che erogherà. Sicuramente gli operatori l'hanno colto molto positivamente, perché il fatto di avere uno spazio che permetta di fare più cose permette anche di ipotizzare più tipi di riabilitazione. Noi quando facciamo solo terapie farmacologiche abbiamo anche tutta una serie di interventi riabilitativi che sono volti a ridare l'individuo alla società. I pazienti ovviamente non sapevano all'inizio di questa ristrutturazione, quando si sono trovati a dover dare dei voti ad uno spazio, erano molto in difficoltà perché per loro è difficile slegarlo dai loro operatori. La stanza adesso verrà utilizzata sia per meeting e dibattiti, micro equip che noi facciamo sul paziente, possiamo fare anche delle terapie di gruppo, possiamo anche togliere tutto e fare interventi più sul corpo, quindi con i tappetini possiamo fare dalla ginnastica agli interventi di mindfulness, utilizzare le attività espressive di tipo creativo, l'arte, per riuscire a sia creare gruppo, anche per pazienti molto gravi, sia per esprimere degli stati di grande disagio emotivo. Per oggi è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che potete seguirci sulle nostre pagine Facebook, YouTube e Instagram e vi do appuntamento alla prossima edizione.